Ciao e benvenuto. Quanto assorbe una pompa di calore aria-aria quando è a regime? Seguimi. Eccoci qua. Questa è una pompa di calore aria-aria, quindi è un'espansione diretta. Ok. È un 18.000 BTU, un 5 kW in freddo e 6 in caldo. Guardalo qua, 5,2 kW di in freddo e 6 in caldo. Ok, massima potenza assorbita, eccola qua, 12,1 ampere. Ok, questo è quando è in condizioni estreme, ovvero 35 gradi fuori e 30 gradi in ambiente. Adesso l'ambiente, che è la sala del nostro ufficio, che è circa 40 metri quadri, siamo già in temperatura, noi siamo in mantenimento, siamo a 1,6 A. 1,6 A, calcola, per 220 volt sono indicativamente 300-330 watt, quindi consumo elettrico 300 watt, ambiente a 21 gradi, 40 metri quadri di ambiente indicativamente, per un'altezza di 3 metri, questo è l'assorbimento. Ok, il motore si sente che sta iniziando ad aumentare pian piano, però è ancora lì. Perché? Perché comunque in ambiente ho voluto fare una prova per dargli un po' di sprint, ma siamo lì, non arriviamo neanche a 2 ampere. Ok, quindi quando mi chiedono ma possono andare due unità insieme contemporanea anche se hanno un assorbimento elevato, sì, se le sai utilizzare. Se le sai utilizzare bene, arrivi anche ad avere consumi così bassi. Se consideriamo che questo è un 5 kW, prova a immaginare cosa può essere per un 9000, un 12000, un 3,5 kW, un 2,5 kW. Quindi l'evoluzione delle macchine inverter è proprio questa cosa qua, la possibilità di andare a modulare fino a assorbimenti davvero irrisori. Ok, adesso andiamo dentro così ti faccio vedere. Eccoci qui, qui siamo nel lab, c'è un po' di disordine ma c'è sempre un work in progress qua. Eccoci qua, allora abbiamo la macchina adesso impostata a 20 gradi, velocità bassa. Ok, questa è l'unità esterna, si vede la ventolina lì che gira. Okay. Silenziosissima, abbiamo visto prima gli assorbimenti che ha. Okay. Questa la senti andare giusto perché manca ancora il plenum, ma non so se si sente dal microfono. Cos'è il concetto? Allora, 20 gradi, bassa velocità, modalità riscaldamento, in ambiente abbiamo 21 gradi, 39% umidità. Considera che prima di mettere l'impianto qua, questa stanza, come puoi vedere, ha delle finestre ad altissimo non isolamento, quindi avevamo una dispersione termica allucinante su tutta questa questi due pareti qua. Tra l'altro là è sud, quindi qua d'estate è un forno e d'inverno non è un forno, ma c'è molto freddo, cioè si raffredda molto questa stanza. E quindi con questo impianto, che adesso che è arrivato in temperatura non consuma praticamente niente perché sono 300 watt indicativamente, noi cosa facciamo? Lasciamo l'impianto sempre acceso perché la pompa di calore deve rimanere sempre accesa. E cosa fa? Fa sì che io posso andare a selezionare le varie velocità mantenendo una temperatura buona, 20, 21 potrei anche mettere, ok? Ma cos'ho? Adesso te lo spiego guardandoti negli occhi. Eccoci qua. Cos'è l'importante quando utilizzi la pompa di calore? Prima abbiamo visto gli assorbimenti. Se io mantengo una temperatura uniforme, evito che ci siano dei grandi sbalzi di temperatura dell'ambiente. Quindi se lui va in mantenimento, un po' come la caldaia la senti che non scenda mai sotto i 18 gradi, ok? Stessa cosa la fai con la pompa di calore. Perché? Perché il giochino della pompa di calore quando c'è una giornata molto umida, perché ti dà il problema? Perché se la pompa di calore la accendi, la spegni e la utilizzi male sostanzialmente,
si raffredda la stanza, tu arrivi, accendi, metti massima potenza, massima temperatura, la macchina esterna va al 110%, quindi assorbe fino a 12 ampere, che sono tanti 12 ampere. Quindi la ventola esterna gira a palla, girando a manetta, prende tutta l'aria umida che c'è, fai conto una giornata con la nebbia, quindi si impacca di ghiaccio prima, perché comunque girando più veloce passa più aria umida, ed è un continuo sbrinamento e funzionamento, sbrinamento, funzionamento. Durante lo sbrinamento non hai resa sostanzialmente, ed è un gatto che si muore della coda. Se invece lo utilizzi così, cioè imposti una temperatura, la lasci sempre accesa a una velocità bassa, una volta che è arrivato in temperatura l'ambiente, che sia una casa, un ufficio, quello che vuoi, consumi davvero pochissimo di corrente e hai una resa, perché qua adesso noi abbiamo una resa di 5 kW e oltre anche 6 kW, in rapporto a un consumo di, in questo momento, 300 watt, come hai potuto vedere. Cosa succede? È chiaro che non è sempre 300 watt, se no avremmo inventato l'acqua calda, però se uno considera di avere una casa molto isolata dove va a mettere una pompa di calore di tipo aria-aria, possiamo vedere, cioè ti ho dimostrato che i consumi sono davvero bassi se l'impianto è tenuto bene, se c'è un buon isolamento e tutta una serie di pratiche anche di buon senso dell'utilizzo dell'impianto. Va bene? Se ti è piaciuto il video, bel mi piace, iscriviti cliccando anche sulla campanella, così rimani sempre aggiornato sui nuovi video e ci vediamo alla prossima. Ciao da Marco, GMC Verona, e basta. Ciao!